Buongiorno amici e benvenuti a Telemilano, Telemilano che ospita un'altra puntata di Lombardia al lavoro. Lombardia al lavoro si prefigge proprio il ruolo di far capire agli amici della Lombardia che sì, c'è crisi, però ci sono anche aziende che lavorano qui in Lombardia. Dobbiamo cercare anzi di aiutare queste aziende, lo Stato deve aiutare queste aziende perché comunque producono profitto e lavoro. La Lombardia si sa che è la locomotiva dell'Italia, lo sappiamo sempre, e ci siamo proposti di andare a intervistare degli imprenditori proprio lombardi. In questo caso oggi abbiamo il signor Marco Trezzi dello studio Pacchetti. Non che fai pacchetti che tira i pacchi, si chiama proprio Pacchetti, di Cinisello in via Dante 29, che nasce nel 1971, per cui un'attività addirittura ben datata, come studio amministrativo, giusto? Giusto. Però so che vi siete poi sviluppati in altre attività. Ci siamo evoluti nel campo immobiliare. Parlaci allora di questa, dello studio Pacchetti. Il studio Pacchetti, come hai detto tu, nasce nel 71 a Cinisello Balsamo come studio di amministrazione condominiale, quindi il vero e proprio amministratore condominiale. Oggi vantiamo diversi servizi sul campo immobiliare, quindi gestione patrimonio immobiliare, quindi gestiamo per conto della proprietà la riscossione degli affitti e i contratti di locazione, e ci occupiamo, la cosa più importante, anche di edifici industriali, quindi edifici di capannoni, palazzi di ufficio, centri direzionali, occupandoci facendo facility management, quindi servendo l'edificio nella sua interezza, quindi fornendogli tutti i servizi che possono essere e devono essere necessari all'edificio, in modo che il lavoratore che lavora all'interno dell'edificio non si accorga di nessun disservizio e per lui la giornata quotidiana fila liscio. Però voi non siete una classica agenzia immobiliare, no. Perché parlando di affittare aziende, uffici, eccetera, difatti hai fatto bene a rimarcarlo. Noi non siamo agenti immobiliari, non siamo neanche un'agenzia immobiliare. Nel momento in cui la proprietà, tramite l'agenzia immobiliare, trova l'inquilino e si accorgono sul contratto di locazione, poi la gestione della riscossione e il controllo poi della riscossione dell'affitto tocca a noi. Noi gestiamo il contratto, perfetto, in modo che la proprietà si trova, non deve andare a chiedere i soldi all'inquilino, non deve andare a mettere i bollettini all'inquilino, non deve neanche fare il riparto delle spese, perché ci sono alcune spese che devono essere a carico della proprietà e alcune spese che sono a carico dell'inquilino. Questa divisione la facciamo noi se il proprietario ci dà l'incarico. So che però siete specializzati anche in facility management. Che vuol dire? Che è proprio la gestione della riguarda le aziende. Riguarda le aziende, no? Riguarda essenzialmente le aziende, sì. Medio-grosse. Medio-grosse o comunque sia dove c'è un edificio che richiede dei servizi. La facility, e quindi il facility manager, ha il compito di controllare i servizi all'interno dell'edificio, controllare le spese per conto della proprietà. La proprietà può essere o una multinazionale, può essere una banca, ma può essere anche una comunione di proprietari, in modo da ottimizzare le spese garantendo il servizio all'interno dell'edificio e soprattutto garantendo non solo il servizio ma anche la sicurezza. C'è una grossa distinzione tra security and safety, quindi la sicurezza personale e la sicurezza dell'edificio. Vi occupate anche di manutenzione stabili? Noi abbiamo dei fornitori che abbiamo selezionato negli anni. Uno stabile che gestite, a rifare una facciata, allora l'amministrazione si fa, dice, si apre, sì, difatti noi siamo dove siamo amministratori, si apre una gara d'appalto vera e propria, quindi c'è la classica prima busta vengono eliminate, bravissimo, la busta centrale, noi non lo facciamo, ma siamo in grado di fornire questo servizio per i condomini che amministriamo noi. Ok. Per cui servizi ascensori, servizi tutto quello che è all'interno di un edificio, mediamente in ogni parcheggi. Condominio c'è, difatti, c'è il cancello carraio, c'è l'ascensore, c'è la caldaia, sono tutti tutte manutenzioni difatti che vengono scelte. Noi abbiamo dei nostri fornitori che privilegiamo perché usiamo da tanti anni, quindi
c'è anche un rapporto di comprovata fiducia reciproca. Se però veniamo nominati in un nuovo condominio dove ci sono dei fornitori che sono affezionati e si trovano bene, noi non imponiamo i nostri fornitori, ma manteniamo quelli già in essere. Questo è importante, questo perché è importante, comunque certo. Date fiducia a chi vi... cioè, perché sennò sembra quasi che voi ci guadagnate sopra imponendo i vostri fornitori. No, invece no. Se il condominio, voi alla riunione condominiale dite vi trovate bene con questi qua, rimangono se lo dicono di sì, sì. Anche perché sennò non potremmo noi crescere, creare. Poi diciamo così che ho consigliato all'amico Marco Trezzi di venire a trovarci altre volte, perché ha una cosa che non sto neanche a accennare, è un sistema di affitto di lavoro fantastico in collaborazione col comune che è veramente unico. Va bene, a questo punto io devo chiudere la puntata, ringrazio Marco Trezzi di esserci venuto a trovare, lo invito ancora e amici alla Grazie. Prossima puntata di Lombardia al lavoro. Ciao a tutti.